La questione viene ripetuta poche ore dopo, quando quest'uomo è appeso alla croce e i soldati continuano a dirgli se sei re dei giudei, scendi dalla croce. Quindi la domanda politica, la questione politica è essenziale, è intrinseca al cristianesimo. Il cristianesimo non è una religione, diciamo, della privatezza, dell'essere stato, si è tentato di restringere il cristianesimo alla sfera privata. La cosiddetta corrente liberale del pensiero europeo, ecco, il pensiero liberale ha sostenuto precisamente questo. Ma questa non è l'intenzione di Gesù. Ecco, l'intenzione di Gesù è di portare un messaggio per la storia, per la città dell'uomo. Cioè faccia politica. Qual è la reazione della Chiesa? La reazione della Chiesa, insomma, nei confronti dei cristiani impegnati nella magistratura è quella di scomunicarli. Ma la scomunica non era un castigo, ecco, era un intervento medicinale. Cioè, il discorso era questo: tu non potrai svolgere la tua funzione senza, diciamo, fare dei compromessi con il sistema idolatrico su cui è basato lo Stato romano. Quindi, per evitarti delle crisi, dei conflitti di coscienza e di una duplice appartenenza, svolgi il tuo compito, quando l'avrai finito, allora farai un percorso penitenziale e rientrerai nella Chiesa. Quindi, da questo punto, se Beppe fosse stato, non so, console all'epoca nel IV secolo, Beppe sarebbe stato scomunicato. E d'altra parte noi abbiamo il Papa. A questo punto Satana lo porta su un monte altissimo e gli fa vedere tutti i regni di questo mondo, le sue ricchezze, eccetera, eccetera, e poi dice, tutto questo è stato dato a me e io lo do a chi voglio. Tutto sarà tuo se prostrato, se ti prosterai davanti a me e mi adorerai. Gesù risponde, sta scritto, soltanto il Signore Dio tuo servirai, a Lui solo presterai culto. Allora, ci sembra una tentazione enorme questa, ma stiamo attenti, Satana è una persona intelligente e soprattutto molto tollerante. Cioè Satana sta dicendo, hai detto che vuoi obbedire a Dio, che la sua parola per te è fonte di vita, e quindi vuoi seguire i suoi comandamenti perché ti insegnano a vivere bene, eccetera, eccetera. Padronissimo, rispetto moltissimo questa tua posizione. Però, vedi, c'è un campo nel quale la parola di Dio non serve. E il campo qual è? Il campo è quello dell'efficacia storica, del potere, della politica. Se tu ti occupi del potere, della politica, dell'economia, devi seguire me, perché lì comando io. Allora, vuoi continuare a servire il tuo Dio, vuoi continuare ad andare a messa, vuoi continuare a pregare, vuoi continuare ad essere una persona religiosa, coerente, con certi principi morali, perché no? Ecco, io sono tollerante. Vuoi adorare Dio? Va benissimo. Però devi adorare anche me se vuoi avere un certo successo sul piano politico. Ecco, vedete allora che questa tentazione è molto meno paradossale di quella che può sembrare, perché poi di fatto noi abbiamo fatto così.
E il nostro perpetuo rischio è questo, è di avere una doppia appartenenza. E in effetti la grande domanda del cristiano che si impegna nella cosa pubblica, che sia la politica, che sia l'economia, che sia qualsiasi altra cosa, è questa: ma ecco, il Vangelo, ecco, ha senso? Mi può dare delle indicazioni efficaci per quanto riguarda la storia, la concretezza della vita quotidiana, o appunto non c'è in qualche modo una doppia verità? Quando Paolo VI diceva che la politica è una delle forme più alte di carità, siccome diceva una cosa giusta, purtroppo tante volte questa affermazione è stata intesa in modo distorto. Siccome io sto già facendo una grande opera di carità che è la politica, sono esentato dal resto. E il rischio di tanti cristiani impegnati in economia o in politica è quello di sentirsi in libera uscita rispetto alla vita della Chiesa, intesa concretamente come comunità cristiana. Allora, tu puoi andare anche nel campo di Satana, puoi fare qualsiasi cosa, puoi occupare qualsiasi seggio, puoi essere anche nel posto più rischioso del mondo, basta che tu continui a vivere in profondità e in sincerità, con sincera partecipazione, la vita della comunità cristiana. Se tu ti metti in una posizione di libera uscita, non resisti, sei travolto in 4 e 4 8. Sono sicurissimo, ecco, chi va in politica, chi si occupa di questioni pubbliche, deve ancora di più vivere la vita sacramentale, in modo particolare l'Eucaristia, se no non resiste, c'è poco da fare. I buoni propositi vengono spazzati via, i compromessi sono talmente allettanti e direi quasi automatici che solo una vigilanza spirituale, cioè suscitata dallo Spirito Santo, ti permette di resistere. Cioè sui valori cristiani. Allora, noi abbiamo un esempio straordinario nella Costituzione italiana. La Costituzione italiana è una Costituzione nella quale la parola Dio non viene mai pronunciata, non c'è nessun riferimento confessionale, eppure se noi la leggiamo è una Costituzione nella quale i principi evangelici, che sono quello della dignità della persona, della solidarietà, del rapporto tra persone e comunità sono declinati nella maniera, direi, più alta che uno possa immaginare, e su questi valori si sono riconosciute tutte le grandi tradizioni del nostro paese. Ecco, quindi direi che non dobbiamo preoccuparci di battezzare i valori, insomma, tante volte appunto il riferimento ai valori cristiani può essere un tentativo per sottolineare un'identità che dovremmo invece marcare con altri strumenti, insomma. Ecco, allora facciamo un esempio. Io credo che nei confronti del grande problema dell'immigrazione ci sia una questione capitale, no? Ecco, cioè quella di riconoscere all'altro una dignità che non dipende dall'etichetta che porta. Allora, per noi cristiani, ecco, insomma, la ragione di questo sguardo veramente che riconosce uguale dignità a tutti gli uomini è qualcosa che deriva dalla nostra fede, dal fatto che Gesù è morto per tutti. Però non è necessario dirlo, perché
sono convinto che anche altre persone potranno capire e trovare le ragioni per loro di riconoscere uguale dignità a tutti gli uomini. Ecco, magari dicendo, ecco, se non faccio questo nasceranno le guerre, cioè le guerre nascono dal fatto che io riesco a mettere un'etichetta per cui l'altro è tedesco o francese e quindi non mi appartiene più. Ecco, oppure senso della nostra battaglia. Sei parole. Offrire un'occasione anche agli altri.